dell'SV e insieme siamo i Mei contro te! Tornati a scuola! Chi di voi non ha visto il video di ieri probabilmente starà dicendo: eh? Cosa? Perché siete lì? Perché siete a scuola? Bene, adesso vi spieghiamo tutto con calma. Ieri abbiamo ricevuto una lettera dal Ministero dell'Istruzione e la Monelleria che ci ha detto che i nostri diplomi di scuola elementare sono andati persi e quindi noi risultiamo analfabeti, dobbiamo rifare la scuola. Altrimenti tutti i nostri successivi diplomi, quale il liceo, la scuola media, l'università, non saranno serviti a nulla. Dovevamo fare questa scelta quindi: se risultare analfabeti per il mondo o se iscriverci nuovamente a scuola e rifare il quinto anno per rifare gli esami per prendere il nostro diploma. Così abbiamo deciso di tornare a scuola, un po' come voi, che settembre, come sapete, è il mese in cui tutti tornano a scuola e quest'anno anche i Mei contro te tornano a scuola. Ma come starete notando, non ci troviamo in una scuola qualsiasi, bensì siamo a casa nostra. Abbiamo pensato di crearci la nostra scuola personalizzata, perché nella lettera che abbiamo ricevuto ieri non era specificato in quale scuola ci saremmo dovuti iscrivere. Così abbiamo pensato: e se trasformassimo casa nostra in una scuola e ci iscrivessimo nella nostra stessa scuola che si trova a casa nostra? Ovviamente non esiste scuola senza un nome. Così abbiamo pensato di intitolare questa scuola al Team Trote, chiamandola High School Trote. Suona benissimo. Come voi del Team Trote, la nostra squadra, la nostra famiglia, la più bella e grande di YouTube. Saluto le Trote. Yeah yeah mimi. E se tu che stai guardando questo video non sei ancora iscritto al nostro canale, fallo subito perché non puoi perderti nessuna delle nostre avventure. Quindi veniamo a noi. Siamo lieti di presentarvi la nostra classe. Io e lui, come vedete, siamo compagni di banco. Anche se questa cosa io non la volevo, sinceramente. Volevo avere una ragazza, un'amica, non te. Io volevo intanto un banchetto tutto per me, piccolino, dove io potevo avere tutte le mie cose. Invece devo condividere con te lo spazio. Che sia chiaro, statti nel tuo angolino. Questo è mio, fin qui è tutto mio, ok? Di questo poi ne parleremo. Per il momento stavo soltanto presentando la nostra classe. Sì. Ecco, questo è il nostro banco, questa è la mia metà, che adesso delineerò con una bella matita, faccio qui una linea bellissima. Tu non sporchi assolutamente il nostro banco. Sì? Lo decidi tu? Lo decido io! Vedremo. Comunque, questo è il mio quaderno di Minnie, guardate che meraviglia. Questo è il diario dei Mei contro te che qualcuno mi ha copiato. Anche a me piace, non ci posso fare niente, è bellissimo. Ho capito, ma due compagni di banco possono avere lo stesso diario? Certo, penso che anche a voi sarà capitato di avere il diario dei Mei contro te col vostro compagno di banco, no? Sì, ma potrebbe succedere che noi ce lo scambiamo. E che succede se ce lo scambiamo? Succede che io non ho le mie cose belle ordinate e carine, ma ho i tuoi scarabocchi, quindi facciamo così. Dammi il tuo diario un attimo. No, non ti do il tuo diario, vai a scrivere il tuo diario, scusa. No, il mio deve rimanere integro e intatto. Dammi. Mentre nel tuo mettiamo una bella L di lui. No, non c'è bisogno, tranquilla, non li scambiamo i diari. Ok, questo è il mio borsellino, già l'avevate visto, guardate che carino. Mentre il mio è super semplice e gommoso. Bellissimo. Non c'è paragone, ragazzi, cosa preferite, le mie cose o le sue? A voi la scelta, ma andiamo avanti. Qui abbiamo i nostri armadietti dove potremo mettere tutto il nostro materiale scolastico che non si trova sul banco, perché altrimenti ci sarebbe troppa confusione. Lì sopra c'è la cartina geografica dell'Italia e mentre qui dietro abbiamo un po' di cose, tra cui la targhetta della nostra scuola, le tabelline che dobbiamo imparare a memoria. Io ricordo quando li ho studiate alle scuole elementari. E dai, te le ricordi anche adesso, no? Un pochino, ricordo quella del 2, del 5 che è facilissima, quella del 9 e del 10. Qui non hanno perso il tuo diploma, mi sta venendo il dubbio se veramente tu sia diplomato di quinta elementare. Sono diplomato, ricordo perfettamente i numeri. E vabbè, un'altra volta ne riparliamo. 6x7? 6x7? 6x7, scusami, ma tu sei il mio compagno di banco. Mi dovresti aiutare, mi dovresti far copiare, suggerire, non farmi le domande della professoressa. Iniziamo malissimo. Scordatelo, tu da me non copierai mai. Non ti darò nessun suggerimento. Il sapere è mio, io studio, io so le cose.
tu sei ignorante e tu rimarrai nella tua ignoranza. Allora, stiamo calmi, è il primo giorno di scuola, il primo giorno di scuola non si fa niente. Vero, Tintrotte? Confermate che... Intanto sta arrivando la maestra. Oh cavolo, è quasi l'ora. E allora finiamo il tour della stanza velocemente. Poi abbiamo un disegno che ho fatto io, dove ci siamo noi due che ci teniamo per mano. Sì, ma quando non siamo a scuola, quando siamo a scuola è tutto diverso, non ci teniamo la mano. Ok. Poi abbiamo un altro disegno fatto da me, che simboleggia la casa, proprio perché questa scuola è una casa. Esatto. Qui sopra abbiamo il logo del nostro film, che come sapete presto arriverà il film di Me Contro Te. Tenetevi forte, a breve uscirà il trailer e scoprirete la data ufficiale. Poi abbiamo una serie di post-it con scritte le varie materie che andremo a fare in quinta elementare. E lì la cosa più brutta della classe, ovvero un divieto per i cani, perché giustamente siamo a scuola, non potevamo portare Kira e Ray con noi. Ma mi sembra normale, secondo me i cani dovrebbero essere accettati nelle scuole. Eh già. La scuola sarebbe un posto più felice. Ma quando arrivano? Ci hanno lasciato qui. Comunque, intanto che aspettiamo, io direi di iniziare a personalizzare i nostri diari. Hai ragione. Così almeno, anche se non vuoi scriverlo esternamente, però internamente c'è un nome, quindi ognuno ha un proprio diario. Esatto. Ma il mio diario è già compilato. Ma chi è stato? Ma dove l'ho preso questo diario? Ora che mi ricordo l'avevamo già utilizzato in un video. Questa è la tua calligrafia, l'avrei scritto tu. E è tuo questo no, diario. No, non esiste, questo è mio. Voglio diario nuovo per favore. Il mio è nuovo, vedete? Cancella, cancella e riscrivi. Ma come cancello? I colori. Scrivo sopra. Allora, attacca qui il tuo super disegno. Faccio io il mio super disegno. Vediamo. Faccio Kira e Ray. Non fare come quello che hai fatto qui dietro, per favore. Dai, pensavo peggio. Sono Kira e Ray. Li riconoscete? Oh no. Non sono un gran disegnatore, come potete vedere. Almeno lo ammetta. Io invece faccio una serie di cuoricini. Con quelli non sbaglio mai. Faccio tantissimi. Dopodiché aggiungo il colore preferito, che come sapete è il verde. Guardate i miei cuoricini che carini. Nome: Sophie. Lo sapevamo. Classe: quinta elementare. Lo scrivo anch'io. Siamo le persone più grandi del mondo che frequentano la quinta elementare. Vorreste avere noi come compagni di scuola? Soprannome da trota. Io qua ho scritto Carciofina e lui Cretin. Esatto, mi sa che è proprio Carciofina il mio. La mia challenge dell'anno sarà disturbare Sophie. Ah, sarà un vero divertimento poterti punzecchiare tutto il giorno e disturbarti. Tu malissimo. Oh, oh, oh. Sai quale sarà la mia challenge invece? Uh-huh. Non far copiare lui challenge. Non far copiare challenge. Bella challenge. Olè, adesso invece vi vogliamo far vedere cosa abbiamo dentro i nostri borsellini, cosa abbiamo portato il primo giorno di scuola. Nel mio ci sono un po' di penne, un po' di matite. Non aspetta, ma tu che te ne fai con questa matita così brillantinata? È mia, non mi interessa, quello che ci faccio. Regalamela. E non hai ancora visto cosa c'è qui dentro? No, dai, mi regali la matita per favore. Va bene, tieni, basta. Però mi devi fare copiare. Qualche volta. Ok, appare fatto. Mentre il pezzo più importante e bello del mio borsellino è lo slime. Lui, ma ti sembra normale? Ci cacceranno, ci metteranno una nota il primo giorno di scuola. Non dire niente, non farlo vedere alla maestra. Mettilo subito via. Tintrotte, voi vi portate lo slime a scuola? È bellissimo. E poi questo è il nostro slime. Sì, ma ci potrei giocare durante l'intervallo, non di certo durante la lezione. Allora, lo nascondo. Non vorrei mai che la maestra me lo sequestrasse. Ok. Vi mostro invece cos'ho io. In realtà vi devo svelare che neanch'io sono così perfettina come voglio far credere. Eh? Che vorresti dire? Che ho fatto anche una monelleria. Che monelleria? Fai vedere cosa c'è dentro quel borsellino. Però adesso mi sono resa conto che forse non dovrei farlo. No, non dovresti fare, fai vedere cosa c'è lì dentro. Ragazzi, lo sta aprendo. Oh. Il telefono. Nascondilo subito. Ma sei impazzita. Se la maestra ti vede il telefonino, sei nei guai. Ti caccerebbe fuori dalla classe e poi chiamerebbe tua mamma e ti arresterebbero. Mi arresterebbero? Vabbè, magari no, arrestarti no. Però sicuramente ti metterebbero la nota. La nota nel registro no. No. E cosa me ne faccio adesso?
adesso, mica posso lanciarlo in aria, non posso volatilizzarlo. Devi nasconderlo. Qui c'è una tasca segreta, mettilo qui dentro. Sì, ci sto. Fai vedere, chiuso bene. Sì, e se viene con un mega detector? Noi faremo così. Lui, io adesso non ho più un astuccio. Hai ragione. Non la prendere subito. Vado. Lui, sbrigati che se la maestra entra mentre sei in piedi siamo fritti. Arrivo, arrivo, prendilo al volo. Arriva a tre, due, ma lanciate le cose, aiuto, aiuto. Oh, oh, buongiorno. Lui viene. Eccomi, sì. Eccomi, eccomi, ecco. Cosa state combinando voi due? Salve. Eravamo, cioè era in piedi perché... No, non lo so, fai silenzio. Non dobbiamo dare una motivazione. Silenzio. Fai silenzio, non lo so. Mi presento, io sono la preside della vostra scuola, della High School Trote. Ma secondo te cosa insegnerà? Non lo so, io ho il quaderno a righe. Io invece ho il quaderno a quadri. Oh cavolo. Vabbè, casomai diciamo che abbiamo un quaderno per due. Hai ragione. Yeah, yeah. Il mio nome è Rosa, Culetto Rosa. Già, Culetto è il cognome. Culetto è il cognome e Rosa è il nome. Culetto Rosa. Ma non se ne rende conto che è un po' ridicolo? Perché ridete? Niente, nulla. Questo qui è il registro della vostra classe. Servirà ai vostri docenti per mettervi le note. Quindi sperate che non ve le mettano, perché altrimenti finirete nel mio ufficio e quindi verrete espulsi immediatamente da questa scuola. Vi do il benvenuto in questa scuola. È il vostro primo giorno di scuola. Immagino che voi siate un po' in ansia, ma non abbiate paura. Le regole sono semplicissime. Bisogna studiare, studiare, studiare e non fare monellerie. Infatti non bisogna parlare, non bisogna ridere durante le ore di lezione, neanche mentre la preside parla. E non bisogna soprattutto avere oggetti che non siano oggetti scolastici, come telefonini, quelli sono assolutamente vietati. Ma ancora di più lo è lo slime. Non voglio vedere neanche un barattolo di slime. Io lo odio. Siamo chiari? Già sono stanca. Anch'io. Questa qui è la campanella. Quando suona vorrà dire che è iniziato l'intervallo. Quando smette di suonare e non suona, vuol dire che dovrete studiare. Lui, svegliati. Questa è la vostra lavagna e questo è il vostro orologio, che per ora è fermo, perché anche se sono le 8:30 segna le 2. Non so perché, è sempre stato così. Bene, che altro dire? Io vi auguro un buon anno scolastico e vi lascio alla vostra prima ora con l'insegnante di italiano. Ciao a tutti! Arrivederci! Signora preside Culetto Ro. Zitta! Arrivederci! Ma che è il suo nome, lui? Lo so, ma fa ridere. Non so se si offende se la chiami Culetto Rosa. Ma il suo nome e cognome, la gente come deve chiamarla? Ciao! Oh, finalmente se n'è andata! Che noia! Lui, ma ti immagini, sono tutte così? Aiuto! Chissà come sarà questo insegnante? Italiano! Non è mai stata una tra le mie materie preferite! È sicuramente una materia interessante, però... Che noia! Se non trovi l'insegnante giusto, ti annoi a morte! Quindi adesso ci aspetta la prima ora di lezione con la professoressa di italiano! Non sappiamo davvero cosa ci aspetta, siamo super in ansia e io direi di fare insieme... Ansia! Adrenalina! Io spero soltanto che non ci faccia fare né dettati e neanche letture. Ah, quindi vorresti che ti facesse fare i temi? No, neanche, mamma mia, no, italiano lo odio per favore. Aiuto. Mentre voi team trote, scriveteci qui sotto nei commenti qual è la vostra materia preferita e quale invece è quella che odiate di più. Mi raccomando, non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuna delle nostre avventure qui a scuola. Ha inizio un periodo davvero epico. Dovete cliccare qui davanti a me per farlo. Mentre se vi siete persi i video di ieri, cliccate qui davanti a lui. Noi passiamo a salutare Laura Dini, che è l'abbonata di oggi. E se volete essere salutati anche voi, abbonatevi al nostro canale. Vi mandiamo un bacione gigante e a domani. Ciao!